Assessore, come nasce l'idea di dedicare a Chiara Lubich questo percorso ciclopedonale? Beh, l'idea nasce intanto a marzo in occasione dell'anniversario della morte e in quella occasione abbiamo, diciamo, promesso di creare un qualcosa. Poi, leggendo un po' la storia di Chiara Lubich, che è stata ospite qui a Rovigo, abbiamo scoperto che lei è stata ospite proprio vicino a una di queste case che costeggia la ciclabile. E abbiamo fatto, come si suol dire, uno più uno, abbiamo collegato la sua venuta a Rovigo nel 48, nel mese di agosto, e in più abbiamo collegato che questa ciclabile porta all'Università di Rovigo. Dedicare questo, che poi è un percorso che va a unificare una realtà di passaggio come può essere la stazione a una realtà culturale come può essere il discorso universitario e quindi un percorso giovanile, credo che sia importante dedicarlo e anche che i giovani abbiano a interrogarsi di chi era questa persona. Chiara Lubich ha insegnato come, mettendoci al servizio, riusciamo a superare tutti i limiti e arrivare a quell'unione che dovrebbe contraddistinguere la nostra società. La grande anima di Chiara Lubich si incontra con la generosità della nostra gente, per cui c'è un chiaro incontro di umanità, di cultura, di spiritualità, ma io vorrei dire di profondissimo senso civico, di generosità e di disponibilità a mettersi in gioco per il prossimo. La lezione di Chiara Lubich è sicuramente una lezione di grandissima umanità, di grandissimo senso civico. Per questo la città è onorata di averla ospitata alle origini del movimento, la città è onorata di aver concesso la cittadinanza onoraria a Chiara Lubich e la città è onorata ora di poter dedicare questa importante pista ciclopedonale a un nome che è straordinariamente importante per la società moderna. Secondo me è un momento importante perché vedo la cittadinanza e soprattutto le autorità cittadine che sono interessate a persone che hanno fatto del bene per l'umanità e diventano promotori di questo bene anche per i giovani. Intitolare un percorso ciclabile che va dalla stazione all'università è sicuramente un gesto importante e ne sono orgogliosa. Buongiorno, noi siamo profondamente onorati di far parte in modo diretto di questa nobile festa, anche perché anche noi siamo nati dall'ispirazione di Chiara Lubich nel lontano 1966 con un semplice regalo di batteria rossa e regalandocela ha detto: andate in tutto il mondo e annunciate la vostra vita, vita quella che portava Chiara Lubich in tutti questi anni. E proprio oggi pensavamo che, guarda il caso, lei quando stava in qualche modo, in maniera naturale, stava nascendo il movimento, sicuramente non avrebbe pensato che dopo la sua morte tante cose succederanno come questa, che una pista ciclabile avrà il suo nome. E noi ci auguriamo che chi la potrà utilizzare potrà trarne non solo il beneficio nel corpo, ma anche nello spirito, e abbevarsi di questi valori, di questa bella umanità che Chiara ci ha sempre insegnato. A me piace un'espressione che Chiara Lubich utilizzò a Londra nel 1977, quando si è trovata a parlare ai rappresentanti di tutte le religioni. Concluse il suo intervento citando San Giovanni della Croce, che diceva: dove non c'è amore, metti amore e troverai amore. E l'augurio che anch'io faccio ai giovani che, scoprendo il messaggio di Chiara Lubich, sappiano essere portatori di queste relazioni buone, pacifiche, serene, in un contesto multietnico, multiculturale, multireligioso come quello in cui ci troviamo a vivere. Ecco, sogno che i giovani siano costruttori di questo mondo nuovo.